Sono Alfonso Celotto e insegno diritto costituzionale a Roma 3. Molti pensano che la nostra sia la Costituzione più bella del mondo. Io non so se questo è vero, perché stabilire qual è la Costituzione più bella del mondo è come decidere una volta per tutte qual è il calciatore più forte di sempre o l'imperatore romano più grande. Ma forse è anche inutile deciderlo, perché una Costituzione non va valutata per la bellezza. Va valutata per la sua forza, per la sua applicazione. E la nostra Costituzione repubblicana, la Costituzione del 1946-47, è una Costituzione forte, viva, applicata, che ci fa vivere da cittadini in una Repubblica democratica da oltre 70 anni. Perciò dobbiamo sempre conoscerla. Sono particolarmente contento di questo corso, un corso di diritto costituzionale grazie a Pubblica. La scuola di ANCI. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Penso che non ci sia modo migliore di aprire una lezione sul Presidente della Repubblica che recitando il primo comma dell'articolo 87. In fondo, il Presidente della Repubblica è il numero uno, cioè il capo dello Stato, però va inquadrato in un sistema di freni e contrappesi di una tipica Repubblica parlamentare. Dobbiamo infatti ricordare che l'Italia non è una repubblica presidenziale, ma è una repubblica parlamentare. Cioè la caratteristica fondamentale della repubblica parlamentare è che il popolo con le elezioni elegge il Parlamento e poi sarà il Parlamento a nominare il governo e anche il capo dello Stato. Quindi il capo dello Stato ha un legame solo indiretto con il corpo elettorale, con il popolo. Ha una rappresentanza, una rappresentatività indiretta. Questo è molto importante perché il capo dello Stato in una repubblica parlamentare non è un potere attivo, non è un potere che può avere attribuzioni concrete, esecutive, interloquire con la politica, ma piuttosto si configura come un potere di garanzia, un potere neutro. In fondo, in un sistema di freni e contrappesi, le due garanzie costituzionali principali sono due poteri neutri, due poteri di garanzia, il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale. Nelle repubbliche presidenziali, invece, il Presidente della Repubblica, eletto direttamente dal popolo, è anche il capo del governo, quindi ha un legame diretto con il corpo elettorale perché ha una rappresentatività diretta, ma al tempo stesso guida la politica nazionale. Non è un potere di garanzia, ma un potere attivo. Ovviamente la configurazione è completamente diversa. Come Repubblica Presidenziale, noi dobbiamo pensare agli Stati Uniti d'America o dobbiamo pensare in Italia alle regioni. Ovviamente, quando il presidente è eletto dal popolo, il presidente potrà essere sostituito solo da una nuova elezione popolare e quindi nella Repubblica Presidenziale il governo termina con la figura del presidente, del governatore. In fondo, se il presidente degli Stati Uniti o il governatore di una regione si dimette, ha un qualsiasi impedimento o addirittura muore, non si può formare un altro governo, far scegliere dal Parlamento un altro presidente. Bisogna votarlo. Ma questa caratteristica in Italia si riverbera soprattutto sul governo, sulla formazione del governo. In questa configurazione di repubblica parlamentare, il Presidente della Repubblica è sì il capo dello Stato, ma non è tuttavia l'organo più importante nell'ordinamento della Repubblica. Questo lo vediamo chiaramente anche nella geografia costituzionale, cioè nella collocazione delle singole parti nella Costituzione. Infatti, la parte seconda, quella che riguarda l'ordinamento della Repubblica, quella che riguarda la divisione dei poteri, ha come suo titolo primo il Parlamento e il Presidente della Repubblica andrà soltanto al titolo secondo. Anche questo è un segno che l'Italia è una Repubblica parlamentare. I temi da affrontare nella nostra lezione sul Presidente della Repubblica sono essenzialmente due: come viene nominato, cioè l'elezione, e quali sono i suoi poteri. L'elezione del Capo dello Stato, del Presidente della Repubblica, è disciplinata direttamente dall'articolo 83 della Costituzione.
Ci dice l'articolo 83 che il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Cioè noi sappiamo che il Parlamento italiano è un Parlamento bicamerale, composto in maniera paritaria da Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Soltanto in casi eccezionali il Parlamento opera in maniera congiunta, cioè riunendo i due rami del Parlamento in una sola assemblea. Si chiama Parlamento in seduta comune e la principale attribuzione, la principale competenza del Parlamento in seduta comune è proprio l'elezione del Presidente della Repubblica. Alla elezione del Presidente della Repubblica partecipano anche i delegati regionali. Infatti partecipano 3 delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale in maniera da assicurare la rappresentanza della maggioranza e delle minoranze. Quindi normalmente i consigli regionali eleggono 2 rappresentanti della maggioranza e 1 della minoranza. Fa eccezione soltanto la Valle d'Aosta perché la Valle d'Aosta ha un solo delegato e quindi solo un rappresentante della maggioranza. Questa integrazione del collegio elettorale si spiega proprio perché il Presidente della Repubblica rappresenta la nazione, l'unità della nazione, e quindi non è eletto soltanto dai parlamentari, quindi dai rappresentanti delle due Camere, ma è eletto anche da rappresentanti regionali. Quindi il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica è integrato. In questo modo il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Repubblica supera i 1000 votanti, perché avremo 630 deputati, 315 senatori, più i rappresentanti regionali, i delegati che sono 58, e poi il numero diventa variabile perché abbiamo i senatori a vita. Ricordiamo bene che i senatori a vita sono sia gli ex Presidenti della Repubblica che i 5 cittadini che hanno illustrato la patria. Quindi eletti ex articolo 59 della Costituzione, anzi nominati e non eletti proprio dal Presidente della Repubblica. Quindi si arriva a sfiorare il numero di 1009-1010 elettori. Il numero degli elettori è molto importante perché proprio il terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione richiede maggioranze speciali, cioè per essere eletti Presidente della Repubblica servono i 2/3 dell'Assemblea nei primi 3 scrutini. Dopo il 3° scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. La Costituzione stabilisce anche un'altra regola importante, che l'elezione del Presidente della Repubblica avviene per scrutinio. Correggo che l'elezione del Presidente della Repubblica avviene per scrutinio segreto, cioè il voto è segreto e non palese. Questo rende molto più difficile raggiungere la maggioranza. Infatti, per essere eletto Presidente della Repubblica, nelle prime 3 votazioni occorre avere i 2/3 dell'Assemblea, quindi i 2/3 di 1000, circa 665-670 voti, perché i 2/3 si calcolano sugli aventi diritto e quindi non dipendono dai votanti di quel momento, ma da quanti hanno diritto a votare. Per cui se quell'anno a quello scrutinio di elezione ci saranno 1008, cioè grandi elettori, elettori del capo dello Stato, ne occorrono 2/3, cioè circa 670. Invece, dalla 4ª votazione in poi, basta la maggioranza assoluta, quindi sarà una maggioranza di poco più di 500 voti. Però, come vedremo, è una maggioranza molto alta perché non è facile da raggiungere, come è accaduto concretamente nei nostri vari Presidenti della Repubblica. La Costituzione richiede questa maggioranza alta quale garanzia? Il Presidente della Repubblica rappresenta la nazione, e quindi occorre che sia un presidente eletto da una parte ampia del Parlamento, cioè non è un presidente eletto da una maggioranza del momento, ma occorre che sia il presidente di tutti. Questa è la garanzia che tutti vogliono per accettare il presidente come unità della nazione. Infatti, come recita l'articolo 87 della Costituzione, il presidente è rappresentante dell'unità nazionale.
Per essere eletto presidente occorrono pochi e semplici requisiti. Innanzitutto bisogna essere cittadini italiani, poi bisogna aver compiuto 50 anni di età e bisogna godere dei diritti civili e politici. Ovviamente essere cittadino italiano è necessario perché rappresentando l'Italia e l'unità nazionale non può essere uno straniero. Quindi, per essere eletto Presidente della Repubblica, non è sufficiente, ad esempio, essere cittadino di un paese dell'Unione Europea, in quanto sappiamo, oggi è sì vero che noi siamo cittadini dell'Unione Europea oltre che cittadini italiani, e che inoltre i cittadini dell'Unione Europea sono a noi equipollenti in tante cose, cioè possono viaggiare liberamente, risiedere e addirittura essere assunti dallo Stato italiano, un cittadino dell'Unione Europea. Ma ciò non può accadere per le cariche chiave della Repubblica, proprio come il Presidente della Repubblica, che deve essere cittadino. Poi occorre un requisito di età alto, è il più alto requisito di età richiesto dalla Costituzione, 50 anni. Noi sappiamo invece che per essere eletto deputato occorrono 25 anni e per essere eletto senatore ne occorrono 40. Questa età alta venne scelta dal Costituente proprio per prendere una persona esperta, una persona saggia, una persona autorevole, perché in fondo, rappresentando l'unità della nazione, serve anche l'autorevolezza. L'ultimo requisito è quello forse più scontato, godimento dei diritti civili e politici. Vuol dire che il presidente non deve avere processi pendenti, condanne, cioè deve essere un cittadino nel pieno godimento dei diritti, quindi che può votare e essere votato, non avere alcuna incompatibilità o alcun carico pendente, quindi alcun processo penale a carico. Inoltre, quando si diventa presidente della Repubblica, si diventa ovviamente incompatibili con qualsiasi altra carica, perché il Presidente della Repubblica deve poter svolgere ovviamente soltanto questa carica. Va anche ricordato che il voto per il nuovo Presidente della Repubblica si avvia 30 giorni prima della scadenza dell'attuale Presidente. Questo accade proprio per non lasciare un vuoto di potere, cioè per non far sì che la carica di Presidente della Repubblica resti vacante per troppo tempo. E quindi le votazioni per il Presidente addirittura possono essere più di una nella stessa giornata, proprio per cercare di chiudere la votazione al più presto e far giurare e quindi entrare in carica il Presidente della Repubblica non appena il precedente cessi dalle sue funzioni. I casi in cui non c'è stata una perfetta consecutività fra il Presidente uscente e il Presidente entrante sono dovuti a ipotesi in cui il Presidente non ha completato il suo mandato. Noi sappiamo che la Costituzione pone una durata lunga del Presidente della Repubblica, cioè resta in carica 7 anni. Ed è la carica più lunga della nostra Repubblica. Infatti sappiamo che la legislatura, cioè la durata delle Camere, è di 5 anni e il Presidente dura più del Parlamento. L'unica carica ancora più lunga sarà quella di giudice costituzionale, perché in fondo i poteri di garanzia devono restare in carica per un periodo maggiore rispetto a quello del Parlamento. Fino ad oggi noi abbiamo avuto 3 casi in cui il Presidente non ha completato il suo mandato per dimissioni. Questo è accaduto con il Presidente Napolitano al suo secondo mandato e prima era accaduto per Cossiga e per Giovanni Leone. Invece, in un sol caso, il Presidente della Repubblica non ha concluso il suo mandato per malattia ed è il caso di Antonio Segni. Alla scadenza del mandato presidenziale, il Presidente diventa senatore a vita, salvo rinuncia, come spiega chiaramente l'articolo 59 della Costituzione, cioè il Presidente uscente può anche scegliere di non restare in Parlamento come senatore a vita. Le funzioni di supplenza del Presidente della Repubblica sono esercitate dal Presidente del Senato, quindi quando il Presidente della Repubblica non può adempiere alla sua carica, sia perché è in viaggio o perché, ad esempio, si è dimesso o ancora è gravemente malato, come accadde per Segni, le funzioni sono svolte
dal suo vicario, potremmo dire, che è per Costituzione il Presidente del Senato. Ecco allora che il Presidente del Senato è ritenuto la seconda carica della Repubblica Italiana, proprio perché svolge anche le funzioni di supplenza del Presidente della Repubblica. Invece il Presidente della Camera dei Deputati è la terza carica dello Stato. Sulla individuazione della quarta carica dello Stato ci sono state negli anni grandi polemiche, soprattutto quando venne istituita la Corte Costituzionale, perché a lungo si è dibattuto se fosse più importante nell'ordine delle precedenze la Corte Costituzionale o il Presidente del Consiglio. Questa diatriba scoppiò col presidente De Nicola, il quale da presidente della Corte Costituzionale pretendeva di essere collocato nelle precedenze prima del presidente del Consiglio. Poi la questione è stata superata e attualmente l'ordine delle precedenze vuole il presidente del Consiglio dei Ministri prima del presidente della Corte Costituzionale e subito dopo nell'ordine vengono i presidenti emeriti della Repubblica, cioè i presidenti che hanno cessato il loro mandato. Una curiosità, delle cinque alte cariche della Repubblica Italiana, fino ad ora soltanto quella di Presidente della Repubblica non è stata mai coperta da una donna. Infatti abbiamo avuto come Presidente della Camera dei Deputati prima Nilde Iotti, poi Irene Pivetti e poi Laura Boldrini. Invece in questa legislatura Maria Elisabetta Alberti Casellati è diventata Presidente del Senato della Repubblica e contemporaneamente Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale. Quindi fino ad ora manca una donna soltanto come presidente della Repubblica, ma a mio avviso è soltanto questione di tempo. Giustamente. Tutti sappiamo che la sede del Presidente della Repubblica è Palazzo del Quirinale. Palazzo del Quirinale diventa famoso soprattutto quando si fanno le consultazioni per la nomina del nuovo governo, perché sappiamo bene che i partiti, i delegati e poi i presidenti del Consiglio designati vanno al Quirinale proprio per essere ascoltati, nominati e poi designati. Storicamente il Palazzo del Quirinale è stato per anni la residenza del Papa e poi, col trasferimento della capitale a Roma nel 1871, è stata la residenza del Re d'Italia. In fondo, in questo potremmo dire che il Presidente della Repubblica ha avuto la successione nella sede rispetto al Re. Una curiosità, nel Palazzo del Quirinale c'è anche l'appartamento del Presidente della Repubblica. I due primi presidenti, Enrico De Nicola e Luigi Einaudi, non vissero al Quirinale, mentre da Gronchi in poi il presidente ha cominciato abitualmente a risiedere al Quirinale. Ricordiamo i presidenti della Repubblica. Il primo presidente della Repubblica è stato Enrico De Nicola. A dire la verità, Enrico De Nicola è stato il capo provvisorio dello Stato perché venne nominato già dall'Assemblea Costituente e l'Assemblea Costituente volle scegliere un meridionale quale capo provvisorio dello Stato proprio perché al sud aveva vinto la monarchia e non la Repubblica. E quindi furono tre le personalità eminenti del sud che andarono a contendersi questo titolo e furono proprio De Nicola e poi Benedetto Croce e Vittorio Emanuele Orlando. Col passaggio alla Repubblica, quindi, dal 1 gennaio del 1948, Enrico De Nicola diventa anche Presidente della Repubblica e non più capo provvisorio, perché dal 1 gennaio del 1948 in fondo opera la Costituzione e quindi appieno si attua la Repubblica parlamentare. Ma subito dopo bisogna eleggere il primo Presidente e viene eletto Luigi Einaudi. Luigi Einaudi, che era stato monarchico all'inizio della sua carriera politica e che verrà eletto alla quarta votazione. Noi sappiamo che nelle prime tre votazioni occorre la maggioranza di due terzi dell'Assemblea, mentre dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Einaudi verrà eletto alla quarta votazione con 518 voti. Quindi il 57%, e resterà in carica dal maggio 1948 al maggio 1955. Einaudi era del Partito Liberale Italiano e dopo di lui sarà eletto un democristiano, Giovanni Gronchi,
anche Giovanni Gronchi sarà eletto alla quarta votazione, ma con una maggioranza più ampia del 78% dei voti, e resterà al Quirinale per 7 anni, quindi fino a maggio del 1962. Il nome di Gronchi è legato, forse nella comune opinione, soprattutto al famoso errore filatelico, cioè quello che avvenne alla fine degli anni 50 quando fu stampato il Gronchi rosa, cioè questo francobollo che mal rappresentava gli stati del Sud America e che quindi divenne il francobollo più prezioso e di maggior valore della Repubblica Italiana, proprio perché era un francobollo sbagliato. È passato alla storia come Gronchi rosa perché era il francobollo emesso nell'aprile del 1961 per commemorare il viaggio del presidente Gronchi in Sud America. Dopo Gronchi sarà eletto come quarto presidente della Repubblica Italiana Antonio Segni. Antonio Segni vincerà con maggiore difficoltà perché sarà eletto soltanto al nono scrutinio, alla nona votazione, e raggiungerà soltanto il 52% dei voti. Dopo 2 anni dalla nomina di questo presidente, dall'elezione di questo presidente anch'esso della Democrazia Cristiana, Antonio Segni si ammalò. Così, dopo la malattia, dall'agosto del 1964 le funzioni di Presidente della Repubblica vennero assunte dal Presidente del Senato, che come sappiamo è il supplente del Capo dello Stato. Ma poi a dicembre il Presidente Segni si dimise e quindi ha avuto una presidenza molto breve, di poco più di 2 anni. Alla fine del 1964 venne eletto come Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Giuseppe Saragat era anche stato Presidente dell'Assemblea Costituente e, come tutti gli altri Presidenti della Repubblica per molti anni, addirittura fino a Cossiga, quindi i primi 7, furono tutti anche dei Costituenti, quindi erano stati in Assemblea Costituente. Oltre i primi 5 lo saranno anche Giovanni Leone e Sandro Pertini. L'elezione di Saragat fu un'elezione difficile perché addirittura bisognò arrivare a 21 votazioni e alla 21esima votazione venne eletto col 67% dei voti. Saragat era del Partito Socialdemocratico. Nel 1971 sarà eletto Giovanni Leone della Democrazia Cristiana. Giovanni Leone è stato uno dei più grandi professori di procedura penale in Italia ed è stato anche in Assemblea Costituente, era anche un grande avvocato. Anche la sua fu un'elezione difficile, arrivata soltanto alla 23esima votazione. È stato il presidente eletto con maggiore difficoltà e il maggior numero di votazioni ed eletto soltanto col 52% dei voti. Giovanni Leone ebbe una presidenza difficile anche perché venne sfiorato da uno scandalo, dallo scandalo Lockheed, e alla fine, dopo molte polemiche, nel giugno del 1978 Giovanni Leone si dimise anticipatamente. Dopo un mese, nel luglio del 1978, sarà eletto Sandro Pertini. Sandro Pertini rappresenta una svolta nella visione del Presidente della Repubblica, perché anche la sua elezione fu difficile al 16° scrutinio, la 16ª votazione, però con una maggioranza ampia, l'82%. Pertini era stato un grande partigiano, ma Pertini svolgerà anche una funzione differente, perché sarà il primo presidente vicino alla gente. Si ricordano di Pertini soprattutto 2 immagini. Pertini che da presidente va in Irpinia per vedere la catastrofe del terremoto del 1980 e Pertini che va in Spagna alla finale dei mondiali. Forse tutti ricordano la foto di Pertini sull'aereo che riporta la nazionale italiana dopo la vittoria a Madrid del 1982. Pertini che addirittura gioca a carte sull'aereo con Berzot, il commissario tecnico, con Franco Causio. Il quarto in quella partita di scopone giocata sull'aereo era Dino Zoff, il capitano della nazionale. E veramente quell'immagine, questa partita a carte sull'aereo, avvicina di molto il presidente alla gente e diventa il primo presidente proprio vicino alla nazione, vicino alle persone.
Pertini sarà l'ultimo presidente che è stato anche in Assemblea Costituente e dopo di lui, nel luglio 1985, avremo Francesco Cossiga. Cossiga viene eletto in maniera molto ampia, quasi con un plebiscito, perché addirittura al primo scrutinio raggiungerà il 74% dei voti. Soltanto De Nicola era stato eletto alla prima votazione e quindi con una maggioranza molto ampia. Anche Cossiga è della Democrazia Cristiana, per quanto Cossiga era stato molto discusso come personalità per il suo ruolo di ministro degli interni negli anni difficili del terrorismo. La presidenza di Cossiga si caratterizza soprattutto per le esternazioni, cioè per il fatto di essere un presidente che comincerà a parlare con i giornali, con i giornalisti, a fare dichiarazioni, quindi a raccontare il suo punto di vista. Potremmo dire che Cossiga è un presidente che scende in politica, cioè è un presidente che esprime le sue opinioni. Cossiga si dimetterà da presidente qualche mese prima della scadenza naturale dei 7 anni e sarà eletto a quel punto nel maggio del 1992 Oscar Luigi Scalfaro. L'elezione di Scalfaro è un'elezione difficile. Scalfaro torna ad essere un presidente che è stato in Assemblea Costituente, era un ragazzo dell'Assemblea Costituente e soltanto alla 16ª votazione raggiungerà la maggioranza assoluta di 672 voti su 1011 voti, quindi il 66%. Scalfaro resterà in carica fino al maggio del 1999, quando sarà eletto Carlo Azeglio Ciampi. Anche Ciampi viene eletto alla prima votazione, con una maggioranza ampia, il 70%. Con Ciampi siamo al 10° Presidente della Repubblica e i successivi sono presidenti a noi noti perché recenti. L'11° Presidente è Giorgio Napolitano. Napolitano è il primo presidente ad essere eletto di area comunista, perché già 2 presidenti erano stati di sinistra, Saragat socialdemocratico e Pertini socialista, ma mai un ex comunista era diventato presidente della Repubblica. Napolitano raggiungerà una maggioranza ampia, la raggiunge al 4° scrutinio e quindi resta in carica dal 2006 al 2013. Napolitano diventa un presidente simbolo soprattutto perché si pone il problema della rielezione. Ricordiamo tutti che le elezioni del 2013 sono state elezioni che non hanno consentito la facile creazione di una maggioranza parlamentare. Sono state le elezioni le ultime svolte col cosiddetto Porcellum e sono state quelle elezioni in cui il Partito Democratico riuscì a vincere di strettissima misura sulla coalizione di centrodestra alla Camera, quindi Bersani contro Berlusconi come leader designati, ma non aveva una maggioranza invece al Senato. Ecco quindi che furono necessari molti mesi per la creazione di un nuovo governo. Rimase in carica il governo Monti e addirittura in quelle settimane il presidente Napolitano arrivò a nominare un gruppo di saggi che dovevano scrivere un programma per la nazione. Erano settimane di grande incertezza e bisognava votare anche il nuovo presidente della Repubblica. Proprio in quella fase di incertezza, col governo in fondo instabile perché non era stato ancora designato quello che poi sarà il governo Letta, sarà eletto nuovamente Giorgio Napolitano. Fino ad oggi Giorgio Napolitano è l'unico presidente ad aver prolungato la sua carica, cioè ad aver avuto 2 mandati da capo dello Stato. Questo avvenne anche perché nei primi scrutini di votazione non si raggiunge la maggioranza, siamo nell'aprile 2013, e allora si fa una scelta conservativa di chiedere al presidente Napolitano di rinnovare la sua carica. Il presidente Napolitano era già anziano e, come tutti ricordiamo, accettò questa nuova nomina, ma tuttavia già preannunciando che sarebbe stata breve, anche proprio per ragioni di età. Infatti, alla soglia dei 90 anni, il presidente Giorgio Napolitano arriva a dimettersi nel gennaio del 2015.
La nostra Costituzione nulla dice sulla possibilità di nuova elezione del capo dello Stato, ma proprio per questo il punto è stato lungamente discusso. In fondo, nel silenzio della Costituzione è stata ritenuta ammissibile la rielezione, però come evento eccezionale, perché in fondo, se pensiamo a un presidente che resta in carica 14 anni, diventa veramente una carica molto lunga rispetto al sistema di repubblica parlamentare e al sistema di governo. Quindi potremmo dire che nella nostra Costituzione la rielezione del capo dello Stato è plausibile, ammissibile, ma soltanto in via eccezionale, proprio come ci racconta il caso Napolitano. Tradizionalmente tutti pensiamo che nessun presidente possa avere più di due mandati. Questo accade in Italia per i sindaci, accade per i presidenti di regione, alcuni partiti lo pongono nei propri statuti per gli eletti, i deputati, i senatori. Ma la questione del doppio mandato trae origine dagli Stati Uniti. Tutti sappiamo che i presidenti degli Stati Uniti non possono avere più di due mandati e ci pare che da sempre sia così. Invece non lo è stato, perché tradizionalmente la Costituzione americana non aveva questo limite, al punto che Roosevelt, durante la Seconda Guerra Mondiale, riuscì ad essere eletto presidente addirittura per quattro volte, la prima nel 1933. Quando Roosevelt terminò il suo mandato, si pose la questione in America di stabilire un limite alla durata del mandato presidenziale ed è così che è stato aggiunto un emendamento alla Costituzione americana stabilendo il doppio mandato. Il presidente allora era Truman e da quel momento in poi nessuno ha avuto più di due mandati, quindi va ricordato che la questione del doppio mandato presidenziale è stata stabilita solo di recente nella Costituzione degli Stati Uniti, cioè non più di 70 anni or sono. Per completare il quadro dei presidenti della Repubblica Italiana manca soltanto il dodicesimo, Sergio Mattarella. Sergio Mattarella è stato eletto subito dopo le dimissioni di Giorgio Napolitano, quindi il 3 febbraio del 2015. È stato eletto alla quarta votazione con una maggioranza abbastanza ampia, del 65% dei voti. Ha raggiunto, infatti, 665 voti sui votanti, che sono stati 1009, perché come ricordiamo si ha il Parlamento in seduta comune, quindi deputati più senatori più delegati regionali più senatori a vita, e quindi si superano i 1000 votanti con maggioranze speciali. Dopo aver raccontato un po' quali sono stati i 12 presidenti della Repubblica Italiana, passiamo alla seconda parte della lezione, i poteri del Presidente della Repubblica. Li troviamo elencati soprattutto nell'articolo 87, dove c'è un lunghissimo elenco di poteri. Può inviare messaggi alle Camere, indice le elezioni delle nuove Camere, autorizza la presentazione dei disegni di legge, promulga le leggi, indice il referendum, nomina i funzionari dello Stato, accredita i diplomatici, ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, può concedere grazie e commutare le pene, conferisce le onorificenze della Repubblica. Da questo ampio elenco emerge che il Presidente della Repubblica incide su tutti e tre i poteri tradizionali, cioè incide sul legislativo, sull'esecutivo e sul giudiziario. Sul legislativo perché, ad esempio, autorizza la presentazione dei disegni di legge governativi, promulga le leggi, quindi controlla con una emanazione finale, una verifica finale, la emanazione delle leggi scritte dal Parlamento, ma anche ha poteri importanti rispetto al governo. Sappiamo soprattutto che spetta al Presidente della Repubblica la individuazione del Presidente del Consiglio e quindi la formazione del nuovo governo, ma anche lo scioglimento anticipato delle Camere, ma poi anche poteri sull'amministrazione come la nomina dei funzionari dello Stato, ma anche ad esempio rapporti internazionali rispetto al ricevimento dei rappresentanti diplomatici e poi ancora il comando delle forze armate, ma anche poteri sulla giustizia,
perché ha il potere di grazia e ha il potere di presiedere il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura. È molto importante questa visione perché in fondo si dice che il Presidente della Repubblica non appartiene a nessuno dei tre poteri dello Stato, perché in fondo è un potere neutro nel senso che è un potere di garanzia che incide su tutti e tre i poteri tradizionali della divisione dei poteri. Probabilmente il potere principale del Presidente della Repubblica è quello di soluzione delle crisi di governo, perché sappiamo che spetta al Presidente della Repubblica nominare il Presidente del Consiglio, ma quando un governo termina potrà o nominare un nuovo Presidente del Consiglio oppure sciogliere anticipatamente le Camere senza aspettare la fine della legislatura, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione. Questo è un potere molto importante che va collocato nel sistema della Repubblica parlamentare, perché, come ho già detto più volte in questo piccolo corso, la nomina del nuovo governo spetta al Parlamento, perché il nuovo governo deve avere la fiducia delle Camere, cioè la maggioranza dei partiti presenti in Parlamento. Noi abbiamo un Parlamento di coalizione in cui sono rappresentati partiti diversi, a volte frammentati. Ecco allora che il governo deve raccogliere almeno il 50% più uno dei consensi parlamentari. Il Presidente della Repubblica, prima di formare il governo, effettua le note consultazioni, quindi riceve i diversi partiti al Quirinale e così cerca di capire quali partiti possono entrare nella coalizione governativa. A quel punto designa il nuovo Presidente che si presenta alle Camere per ricevere la fiducia. Quando un governo termina, e un governo, come vedremo, può terminare o per sfiducia parlamentare oppure per dimissioni del Presidente del Consiglio, a quel punto la palla torna al Presidente della Repubblica. È il Presidente della Repubblica che deve capire se far proseguire la legislatura mediante un diverso governo oppure andare ad elezioni anticipate. Quindi è veramente un potere molto importante quello del Capo dello Stato, perché il Capo dello Stato può far terminare anticipatamente la legislatura. Questo accade quando? Quando il Presidente della Repubblica non riesce a trovare un nuovo assetto governativo, cioè una nuova maggioranza. Dobbiamo sempre ricordare che noi siamo una Repubblica parlamentare e forse il caso più famoso in cui lo si è visto è stato quello del 1994, quando è caduto il primo governo Berlusconi. Infatti nel 1994 si è votato col sistema elettorale del cosiddetto Mattarellum. Ricordiamo che era un sistema che tendeva al bipolarismo e quindi si erano presentate due coalizioni alle elezioni, addirittura individuando il possibile presidente del Consiglio, che per la coalizione di centrodestra era Berlusconi. Era una coalizione che il centrodestra aveva composto in sede elettorale con una parte di Alleanza Nazionale e una parte di Lega Nord. Come ricorda la storia del 1994, alla fine dell'anno questa coalizione venne meno per l'uscita della Lega e a quel punto il presidente Berlusconi disse: è stato tradito il voto degli italiani, torniamo alle urne, perché fu costretto a dimettersi. Se fossimo stati una repubblica presidenziale, a quel punto, con le dimissioni del Presidente del Consiglio e del Primo Ministro, bisognava necessariamente tornare al voto, tornare alle urne. Invece il Presidente Scalfaro, che allora era Presidente della Repubblica, riuscì a configurare una diversa maggioranza parlamentare, cioè riuscì a vedere che poteva esserci un governo che poteva ottenere la maggioranza parlamentare, la fiducia, ed ecco allora che fu nominato il governo Dini. Ovviamente le forze di centrodestra gridarono allo scandalo, al tradimento della Costituzione, ma così non è a ben vedere, perché nella Repubblica parlamentare il governo si forma in Parlamento e il voto degli italiani è solo un voto per scegliere il Parlamento, non il governo, e quindi il presidente Scalfaro, giustamente, secondo i poteri costituzionali, riuscì a individuare una nuova maggioranza.
Questo conferma quanto è importante il potere di equilibrio nelle mani del Presidente della Repubblica quando si forma il nuovo governo. Abbiamo fino ad ora parlato dei poteri codificati che ha il Presidente della Repubblica rispetto alla Costituzione, quindi abbiamo ricordato che ha poteri rispetto al legislativo, perché indice le elezioni, invia messaggi, autorizza la presentazione dei disegni di legge, promulga le leggi e può anche, prima di promulgare una legge, chiedere alle Camere la nuova deliberazione con messaggio motivato ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione. Ancora, rispetto al Parlamento, nomina i senatori a vita, può sciogliere le Camere e ancora indice il referendum abrogativo e il referendum costituzionale. Poi abbiamo detto ha poteri in relazione all'esecutivo, perché nomina il Presidente del Consiglio, nomina gli alti funzionari oltre che i ministri, emana i decreti legge, i decreti legislativi e regolamenti, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ancora ratifica i trattati internazionali dopo l'autorizzazione delle Camere, al comando delle forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa, dichiara lo stato di guerra dopo che è stato deliberato dal Parlamento e conferisce le onorificenze. Invece, rispetto al potere giudiziario, presiede il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, emana i decreti sullo stato giuridico dei magistrati, nomina 5 giudici della Corte Costituzionale e concede la grazia, oltre alla commutazione delle pene. Abbiamo anche detto che forse il potere più rilevante è quello che il Presidente ha in sede di formazione del governo e di eventuale scioglimento anticipato delle Camere, ma tuttavia il Presidente della Repubblica svolge soprattutto un ruolo di mediazione politica, perché il Presidente della Repubblica, con tutta una serie di incontri, di messaggi, di indicazioni, guida la politica nazionale. In fondo il Presidente della Repubblica, per configurazione del nostro sistema repubblicano, non è un potere di politica attiva, ma in fondo è come se fosse l'arbitro del gioco e quindi spesso in molti si rivolgono al Presidente per avere un'indicazione, per far emanare un messaggio. In fondo il Presidente rappresenta al tempo stesso la nazione, i cittadini, ma anche il sistema dei partiti. Quindi il Presidente della Repubblica è proprio il meccanismo, lo snodo di maggior equilibrio dello Stato, dell'intera Repubblica. Ecco allora la funzione importante del Presidente ed ecco che, come abbiamo ricordato, serve un'elezione a maggioranza ampia, perché il Presidente rappresenta la nazione e indica quello che può essere la politica nazionale. Per questa ragione il Presidente non ha una vera e propria responsabilità giuridica per gli atti che emana. Infatti l'articolo 89 della Costituzione richiede la controfirma, cioè nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Questo ci fa intendere che è una garanzia per il Presidente della Repubblica, perché la responsabilità giuridica degli atti spetta al governo, perché è il governo che deve controfirmarli, o il Presidente del Consiglio nei casi in cui sia un atto collegiale del governo. Questo ci fa capire che non ha una diretta responsabilità giuridica il Capo dello Stato, ma soltanto una responsabilità politica, soltanto per casi eccezionali. Come recita l'articolo 90 della Costituzione, il Capo dello Stato può essere chiamato a rispondere soltanto di alto tradimento e attentato alla Costituzione. Sono due figure limite in cui il Capo dello Stato viene meno ai suoi doveri costituzionali e in quel caso l'accusa al Capo dello Stato segue un procedimento molto particolare, perché deve essere messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune e poi giudicato dalla Corte Costituzionale in composizione speciale, perché la Corte Costituzionale, nel caso in cui debba giudicare sulle accuse al Capo dello Stato, viene integrata con 16 cittadini sorteggiati da un elenco di 45. Quindi la giuria diventa una giuria a 31 giudici con prevalenza popolare, non più tecnica ma popolare. Quindi
avremo una alta corte che deve giudicare la responsabilità del capo dello Stato. Questa è una responsabilità solo in casi eccezionali e porta a quello che si chiama l'impeachment negli Stati Uniti. Forse sono i casi più famosi per noi, quello di Clinton, quello di Trump, perché in fondo in Italia mai un presidente della Repubblica è stato messo in stato d'accusa e poi giudicato dalla Corte Costituzionale in composizione di giudice penale. È proprio l'articolo 90 della Costituzione a confermare l'eccezionalità di questa responsabilità e poi dell'eventuale giudizio. Complessivamente il Presidente della Repubblica non è... Complessivamente il Presidente della Repubblica non appartiene a nessuno dei tre poteri dello Stato. La miglior configurazione è proprio quella di potere neutro, di arbitro, anche se quest'arbitro ha dei poteri a fisarmonica, cioè dei poteri che si ampliano e si restringono a seconda dei diversi casi, proprio di come si svolge la vita dei partiti e la vita della Repubblica. D'altra parte, come sempre, essendo poi la principale carica monocratica, cioè composta da una sola persona, l'interpretazione soggettiva di questa carica è molto importante, perché, come già ricordato, i primi presidenti della Repubblica in fondo spesso sono stati notai, cioè meramente garanti del sistema, mentre, soprattutto da Pertini in poi, la figura del capo dello Stato si è spesso avvicinata ai cittadini e a volte il presidente è entrato più direttamente nella politica, con indirizzi e interventi che riguardano proprio la politica nazionale. Forse il caso di Cossiga è il più famoso, ma questo ci ribadisce il potere a fisarmonica del capo dello Stato, che si amplia e si restringe a seconda delle contingenze politiche, ma anche a seconda dell'interpretazione personale del singolo presidente.